Stavolta ci siamo voluti superare, quella di oggi non è una pescata come tutte le altre, non è un semplice video di pesca, ma è molto di più, è insieme amicizia, natura, adrenalina e tanta, tanta tecnica. Abbiamo scelto una location lontanissima, un amico con cui siamo in ottimi rapporti ci ha contattati per farci sapere la presenza di grossi pesci in uno spot da lui frequentato e non potevamo fare a meno di precipitarci sul posto per verificare con i nostri occhi. Il teatro di questa pescata sarà la Calabria Ionica, uno fra gli spot più amati e al tempo stesso più odiati da tutti gli angler italiani. La spedizione di pesca si svilupperà su 2 giorni continuativi di pesca, la tecnica unica, inequivocabile, l'epicasting. Giunti in terra calabra dopo la traghettata, ci incontriamo con il nostro amico per scambiare 2 chiacchiere e dare un'occhiata veloce allo spot per trarne immediatamente degli studi, anche se affrettati, e facciamo check-in in albergo. La tecnica che farà da regina in questi 2 giorni di pesca non potrà che essere complice la natura peculiare dei fondali dello stretto di Messina e le prede che lo frequentano, l'epicasting. L'assetto, che di norma verterà su 3 o 4 canne al massimo, sarà in verità molto variabile, molto versatile. Ciò dipenderà da una molteplicità di fattori, in primis dalla corrente fortissima, in secundis dal vento, anche quello non indifferente nello stretto di Messina, e successivamente da tanti altri fattori legati per lo più alla natura del fondale. La pescata sta per iniziare. Mamma mia, che potenza! Ad accompagnarmi in questa avventura di 2 giorni che si prospetta tutt'altro che facile sarà un carissimo amico, Michael, che frequenta abitualmente questo spot e lo conosce di gran lunga meglio di me, motivo per cui lascio subito la parola a lui. Presentati Michael e dici un po' cosa sai di questo spot stupendo, a dir poco stupendo. Allora, questo spot è Pellaro, in provincia di Reggio Calabria, è uno dei posti davvero molto ambiti per quanto riguarda il kitesurf. Infatti qui purtroppo per noi che peschiamo, ma fortunatamente per loro che fanno questo meraviglioso sport,
è quasi sempre con il vento. Infatti anche adesso, se vedete dietro di noi, la gente sta un po' pescando, ma insomma, non è che arrivano a grandi distanze. Molto impegnativo come sport, molto impegnativo. Per quanto riguarda invece sotto il livello dell'acqua, è meraviglioso, anche perché fanno delle immersioni, vanno a vedere una gran biologia diversa, una biodiversità veramente importante, almeno qua nello stretto è quasi sempre così, ma in particolare appunto a Pellaro. Il fondale va da un poco di sabbioso, diciamo sabbioso così, sì. Molto anche fangoso sicuramente, penso, sì, da quello che vedo esternamente. Esattamente, la Poseidonia, che ce n'è anche in molti punti, è molto molto concentrata, e soprattutto i fondali, cosa che è molto ricercata da alcuni ma odiata da altri, si fanno 3-4 metri, già non si tocca, se si arriva già ai 10 metri di distanza puoi andare già ai 5-10 metri di profondità, ed è quasi tutta la costa, almeno per me. Così. Esatto, lungo tutta questa punta, sì. E logicamente poi le mitiche correnti, che sono il trionfo dello stretto di Messina, che per noi sono un incubo, penso tu possa confermarmi anche qua, io le conosco già molto bene in Sicilia, ma penso che anche qua tu possa confermarmi, è veramente un incubo. Ma al tempo stesso logicamente sono anche ciò che forse ancora più del fondale, ancora più della Posidonia, ancora più dei venti eccetera, realmente garantisce la fertilità di questi spot, nella misura in cui queste fortissime correnti, come voi altri sapete, come già diverse volte ho spiegato, generano un'ossigenazione notevolissima sott'acqua, dei flussi di diverse temperature che si scontrano, ed è proprio questo che garantisce la vita che popola questi spot veramente pazzeschi. Ciononostante, quello che vediamo da fuori, idilliacamente parlando, non è affatto sott'acqua, nella misura in cui è bello ed è facile parlarne, ma dal momento in cui si calano le canne in acqua, poi lì c'è da ridere, sia per far abboccare il pesce, sia quando abbocca il pesce, ma questo, se succederà, ne parleremo a tempo debito. E quando non c'è il vento a dar fastidio, nel nostro caso, sia chiaro, perché noi che peschiamo, è la corrente, perché ho visto gente con un chilo di piombo essere trasportato in una maniera assurda. Non c'è zavorra che tenga alle correnti della stretta di Messina. No. Quando ci sono, bisogna solo recuperare le canne e aspettare che passi, le conosciamo molto bene. E allora stiamo a vedere cosa riusciamo a combinare in questo spot, stiamo a vedere anche quanto generoso sarà, non tanto con i pesci, ma con il consentirci di pescare. I pesci sono la meno cosa, paradossalmente. L'attrezzatura che, seppur soggetta a variazione, ci accompagnerà nell'arco di queste due pescate sarà linea di massima della più pesante e della più selettiva possibile. Ho portato con me due canne, la Maverick Casting e la Pen Conflict Trolling nella versione 20-30 libbre. Due canne molto diverse fra di loro. La Pen Conflict Trolling è una canna da traina ad azione spiccatamente parabolica, che mi consente di farne degli utilizzi leggermente diversi, per esempio pescando col vivo, perché questa meravigliosa sensibilità di vetta che ha mi consente di percepire anche più timidi, anche più impercettibili movimenti del pesce esca, mentre la Maverick Casting è una classica canna per la pesca da riva, per la punta heavy casting, e quindi non adattata come la canna da traina, che non nasce tendenzialmente per questo impiego, che mi consente, dati i suoi 4,20 metri di lunghezza e la sua azione semiparabolica a prevalenza di vetta, di sollevare con rapidità un pesce dal fondo, specie se si tratta di un pesce di profondità come un grongo o piuttosto un predatore come una cernia o un nentice. Come mulinelli invece ho portato con me due rotanti veramente veramente tosti, il Pen Phantom 2 nella versione 50, mulinello con guida filo, frizione a stella
davvero davvero gradevole, cicalino semplicissimo da disinnescare, recupero fluidissimo, davvero uno dei mulinelli più fluidi rotanti che io abbia mai provato, e potenza veramente garantita rispetto delle dimensioni piuttosto contenute. E poi un secondo mulinello, un mulinello piuttosto per le situazioni più importanti, mulinello da drifting, Okuma Solterra SLX, mulinello da 30 libbre con ganci per i renali, frizione a leva con possibile taratura dello strike, anche questo mulinello fluidissimo e cicalino decisamente, decisamente fragoroso. Avvincente della pesca ad heavy casting, l'equipaggiamento giusto può fare la differenza tra una cattura memorabile e una storia di pesca senza successo. Uso una canna corta da barca Falcon, modello Blue Arm stand up da 6 piedi, firmata Giacomo Bott. Accanto a questo accessorio imprescindibile, il mio alleato è un mulinello rotante della Tika Oxian O0X30, che, nella sua fascia di mercato, è una macchina progettata per dominare le acque profonde. Su questo mulinello ho imbobinato con cura circa 900 metri di trecciato a 8 capi, che sono garanzia di resistenza e affidabilità. Per garantire un collegamento sicuro tra il trecciato e il nylon lungo 6 metri, essenziale per evitare l'effetto pendolo quando si trasporta l'esca con il drone, utilizzo una girella a tre vie. Per il finale, lungo 1,50 m, ho scelto un fluorocarbon da 80 mm con ami che variano dall'8-0 al 10-0. Tutta la minuteria è di ottima qualità per resistere alle prede più grandi. Il piombo, infine, è un 250 grammi Spike. Con questa attrezzatura sono pronto per sfidare dalla spiaggia il mare e ciò che contiene. La pesca ad heavy casting è una passione e con il giusto equipaggiamento e un pizzico di fortuna, ogni lancio è una promessa di emozioni senza fine. Speravo in qualcosa di meglio, però lo consideriamo comunque un successo, un lucertola gigante che adesso facciamo tornare in mare. E, certo, speravo in qualcosa di meglio, la botta è stata simpatica, ma ho subito capito che si trattava di lui. Vediamo se è collaborativo o no, sembra collaborativo. Anche se, ok. Thank you.
che la prima parte della pescata si conclude qui, è stata super impegnativa, purtroppo si conclude in un nulla di fatto. Lo spot è davvero molto molto interessante, la profondità è sbalorditiva, davvero i limiti dell'attrezzatura. Io mi chiedo seriamente se abboccasse un pesce come dovremmo fare a tirarlo fuori da là. Purtroppo poco prima del tramonto, circa 2 ore fa, si è alzata una corrente fortissima verso sinistra, che fino a prima ci aveva lasciato pescare. Siamo stati fino ad adesso, fino a quando siamo voluti stare, ma purtroppo ci ha sbattuto le lenze letteralmente per terra, concludendo questa prima parte della spedizione di pesca in un nulla di fatto. Adesso andiamo a mangiare una pizza e ci sposteremo verosimilmente qualche centinaio di metri più avanti presso una punta dove la corrente probabilmente sarà ancora più forte, anche se non è detto, perché qui la corrente va e viene, passa da momenti di calma piatta a momenti di rema ingestibile con qualunque tipo di zavorra. Una punta con un fondale ancora più profondo, il che vorrà dire diminuire, penso, le distanze di lancio, altrimenti diventa veramente impescabile. Non ci spingeremo oltre i 200 metri perché non avrebbe davvero senso. Qui parliamo di fondali di anche 80-90 metri a portata di lancio con il drone, il che è assolutamente impossibile da un punto di vista di pesca. Staremo a vedere. Ragazzi, questo è uno spettacolo più unico che raro. Veramente mi tremano le mani perché è uno spettacolo stupendo. Guardate che animali pazzeschi. Stanno schiudendo in questo istante. Ne ho già viste diverse buttarsi a mare. La nascita delle caretta caretta, non ci posso credere. Non ci posso credere. Rapiti dallo spettacolo suggestivo della nascita della caretta caretta, non ci accorgiamo che la canna di Michael ha ricevuto una visita. Così quando torniamo in postazione di pesca notiamo che la lenza è completamente in bando e a questo punto non possiamo che ferrare. Gira come dovrebbe essere. Grongo, 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 grongo. Hai visto che lanciando più vicino? Un primo magro giorno di pesca in terra calabra volge al termine. Le difficoltà non sono state affatto poche, in particolare per quanto riguarda la corrente, ma almeno per oggi sembra che il vento ci abbia voluto graziare. Allora a questo punto non resta che fare rientro in albergo, darsi una sciacquata e recuperare le forze per prepararsi ad un secondo giorno esplosivo di pesca che determinerà le sorti di questa spedizione.
Il secondo giorno della spedizione di pesca inizio, ma lo stretto di Messina come sempre non perdona, ha delle regole tutte sue, anzi forse anche parlare di regole io credo che sia tanto, perché a volte sembra davvero che non ci sia una logica in questi spot, e questo è il motivo per cui stiamo optando per un cambio di strategia drastico. Con Michael ci salutiamo, perché purtroppo, come da previsioni, il vento si sta ricominciando ad alzare e oggi sarà molto più forte di ieri. Ieri alla fine in un modo o nell'altro siamo riusciti a pescare. Lasciamo la terra calabra per rispostarci sul litorale siculo, nella zona di Messina. Vediamo anche in quella zona qual è la condizione, perché da qua là può cambiare tutto e può non cambiare niente, o in meglio o in peggio. Michael, vuoi dire qualcosa prima che ci salutiamo? Sì, quello che mi viene da dire è che siamo stati fortunati, perché le previsioni ci davano contro. Sì. In realtà siamo stati graziati, non si sa per quale almeno motivo. Per un pomeriggio, almeno siamo riusciti a calare le canne in acqua. Esattamente, e alla fine, quando tutto sembrava in realtà ormai finito, siamo stati, almeno io sono rimasto sorpreso dal piccolo grongo alla fine, che è uscito, cosa che non mi aspettavo, ma soprattutto dalla nascita delle caretta che è stata brividi. Guarda, ho la pelle d'oca, ma sul serio, non proprio la pelle d'oca sul serio, uno spettacolo più unico che raro, meraviglioso, una cosa incredibile, penso irripetibile, probabilmente. Assolutamente. Potevamo anche stare un pomeriggio a guardare il mare senza calare le canne in acqua, ma il viaggio fino a qua ne sarebbe valso la pena solamente per quello spettacolo, perché veramente creature meravigliose, stupendo sul serio. A questo punto con Michael ci salutiamo. Come vedete, ipotizzare di tracciare dei piani ben definiti quando si ipotizza una battuta di pesca nello stato di Messina è pressappoco impossibile, perché l'unica cosa che possiamo fare è obbedire a quelli che sono i dettami di un mare che certe volte sembra davvero non aver regole. Perciò adesso ci spostiamo di nuovo in Sicilia e vediamo che cosa succede. Alla prossima. Vedete quanto è imprevedibile e quanto è snervante la pesca nello stretto di Messina. Dopo aver perlustrato, non lo so, penso almeno 6-7 spot diversi, i venti terribili dello stretto ci hanno costretto a ripiegare dove siamo soliti venire a pescare quasi sempre, cioè nei pressi di Fiume Freddo, nella spiaggia di San Marco. Abbiamo scelto un settore un po' più basso del solito, a prevalenza sabbiosa. Adesso dobbiamo solo trovare il coraggio di riscaricare per l'ennesima volta tutta l'attrezzatura. La stanchezza fisica comincia decisamente a dire la sua. Saremo qualche ora, penso che faremo un tramonto, ma verosimilmente andremo via prima ancora che il sole cali oltre l'orizzonte. E niente, stiamo un po' a vedere che cosa ci riserva quest'altro spot. Stanchezza è veramente veramente tanta, questo cambio di programma ci ha stremati, i chilometri consumati in macchina sono stati veramente veramente tanti e il caldo non è decisamente dalla nostra parte. A questo punto però decido di scommettere tutto fino in fondo, fino alla fine, cerco di ignorare per quanto possibile la stanchezza e decido di cambiare ancora una volta assetto. Le canne di casting permangono, almeno una con il morto, ma decido di conservarmi un jolly, la canna col vivo.
Lo scopo della pescata adesso è cambiato. Il focus non è più, almeno non per ora, sull'heavy casting, ma sulla ricerca disperata di un pesce da innescare vivo per minare un predatore più grande possibile. Vertiamo su diverse tecniche, beach ledgering e light spinning la fanno da padrone. L'obiettivo è recuperare un pesce esca da calare prima di ciò. Facciamo finta di aver scappottato, facciamo finta. La pescata va avanti fino a tramonto inoltrato, quando è ormai quasi del tutto buio. Decidiamo però di gettare la spugna e dare la vinta alla stanchezza, recuperando tutte le canne. Una buona parte del materiale è già in macchina, così mi appresto a recuperare l'ultima canna lasciata in pesca, la canna col vivo. Quando però mi porto presso il picchetto, scorgo dei sussulti stranissimi, quasi delle vibrazioni impercettibili del vettino, tipiche di un pesce esca che si sta spaventando per via di un predatore che gli nuota intorno. Decido così di aspettare ancora qualche istante, le vibrazioni continuano ma non accade nulla, e a questo punto mi convinco che debba trattarsi semplicemente della corrente. Prendo la canna, mi cinturo, chiudo la frizione, ma una frazione di secondo prima che ferri per recuperare la canna, questa mi parte con una violenza mai vista dalle mani. Il pesce inizia a prendere filo e prima ancora che io possa rendermi bene conto di che cosa sta succedendo, chiudo tutte cose, ferro e corro indietro. Mostro! Mostro! Guarda la canna! Sul vivo! Guardate! Finalmente è partita! È un pesce enorme, mamma mia! È un pesce gigante, mamma che partenza che fa! Sto portando al massimo perché non so cosa possa essere, ha avvocato sul vivo, perciò potrebbe essere anche una grossa cernia, anche se, mamma mia, da come tira non mi sembra una cernia, è troppo forte sto pesce. Mamma mia, che potenza! Un pesce enorme, è
siamo attrezzati. Io non ho neanche la lampadina in testa, eppure devo pompare con tutta la forza che ho per evitare che il pesce si intagli. Il peso che sento è quello di uno scoglio, di una busta di plastica enorme che non ne vuole sapere minimamente di venire, neanche pompandolo con tutta la forza e neanche con tutta la frizione del mulinello del tutto serrata. A questo peso di base si alternano delle ripartenze non indifferenti, ma che tuttavia non sono sufficienti a far sì che il pesce prenda una quantità considerevole di filo. Piuttosto dei momenti di decisione in cui il pesce si impunta, facendomi rendere conto che a volte si lascia tirare, mentre a volte, piuttosto che ripartire, preferisce stendersi sul fondo, opponendo quasi una resistenza passiva. È un pesce gigante, ragazzi! Nel momento in cui il pesce non ne vuole sapere di sollevarsi dal fondo e di salire verso la superficie, mi faccio persuaso che non possa trattarsi con assoluta certezza di un predatore di profondità come una cernia o un dentice. E così, dato il suo comportamento, inizia a farmi una vaga idea di cosa possa trattarsi, pur non avendone ancora la minima certezza. Adesso è a circa 20 o 30 metri da riva, non di più. Si è piantato completamente e per l'ennesima volta sono riuscito a forzarlo, risollevandolo dal fondo, serrando completamente la frizione nel mulinello e forzando al massimo la canna. Ora però sorge un ultimo problema: non abbiamo il raffio con noi. Il tempo di correre a prenderlo in macchina purtroppo non c'è, il pesce ormai è a circa 10 o 15 metri da riva e non abbiamo ancora la minima idea di che cosa possa trattarsi. Così decidiamo di giocare realmente il tutto per tutto e con il cuore in gola speriamo che lo 070 tenga e che non sia troppo a braccio, rompendosi per trascinare il pesce con l'onda. Finalmente ragazzi, dopo due giorni di pesca ininterrotta, siamo morti, la stanchezza aveva ormai preso il sopravvento, ma finalmente all'ultimo stavo recuperando la canna, mi è partita dalle mani. Una partenza incredibile, combattimento meraviglioso sul vivo, sul pesce lucertola, ma è arrivato un pesce che non mi aspettavo. Questo è forse il trigone più grande che abbia mai visto, un pesce di peso un 25 kg all'incirca. Dalle dimensioni non sembra, ma è un pesce veramente, veramente gigante. Adesso vi farò solamente rendere conto di che cosa si tratta.
che la fortuna aiuti gli audaci, che la tenacia sia sempre ripagata. Purtroppo, ragazzi, a pesca non è così. I cappotti, specie con tecniche di pesca così selettive come quelle che pratichiamo noi altri, sono davvero davvero tanti, ahimè sempre di più in un mare che è sempre più avaro e più delle volte non per nostra colpa. Tante sono le situazioni in cui le condizioni sono davvero perfette e sembrano esservi spiegazione a ore e ore e ore di nulla cosmico. Eppure oggi non è stato così. Oggi sembra proprio che qualcuno dall'assù ci abbia voluto ripagare per la fatica spesa in questi due giorni non stop di pesca, davvero davvero stancanti. Una spedizione di pesca, questa in terra calabra e successivamente in terra sicula, che difficilmente dimenticherò. Un mix di adrenalina, di amicizia, di cambi di programma veramente veramente memorabile, e che rende nei fatti questa spedizione davvero unica, non tanto per la cattura conclusiva di questo che sancisce il mio personal best di Trigone, quanto piuttosto per il mix di amicizia e di emozioni vissute in questi due giorni di pesca, dall'aria di collaborazione e di familiarità trascorsa con Michael alla nascita meravigliosa delle Caretta Caretta, ai cambi di programma, alle corse da uno spot all'altro, per il vento, per la corrente, e in ultima istanza poi questo combattimento memorabile e davvero col fiato sospeso che ci ha lasciati, questa volta posso dirlo, col sorriso stampato sul volto. Questi due giorni si concludono qui, la stanchezza è tanta, ma adesso posso dire che la soddisfazione non è affatto minore.